madre per l'introduzione che mi ha riservato la madre Giulia e naturalmente il centro per l'invito che mi ha fatto, perché per me è l'opportunità non solo per rivedere questo passaggio teatrale che è molto bello e molto ben eseguito, ma anche per poter incontrare dei giovani. Vi chiedo solo 5 minuti di attenzione, perché così ci prepariamo anche come intensità di ascolto a quello che ci attende, per svolgere essenzialmente 2 considerazioni. La prima, come invitava a fare la madre, è la contestualizzazione. Allora, quella che vi viene presentata è una riduzione di un'opera molto più ampia che una filosofa chiamata Hannah Arendt ha dedicato alla restituzione di un famoso processo che ha visto, siamo nei primi anni 60, la presenza di un funzionario nazista, Eichmann appunto, il quale era stato direttamente coinvolto nella predisposizione dell'apparato burocratico che ha condotto poi milioni di persone alla morte nei campi di sterminio. Non è casuale che oggi noi celebriamo la giornata della memoria, cioè che ricorda l'ingresso nel campo di Auschwitz degli alleati e quindi insomma uno dei luoghi nei quali si è consumata questa tragedia. La banalità del male vuole alludere, appunto, come veniva anticipato prima, alla giustificazione che della propria azione ha dato questa persona, dicendo che si era limitata a eseguire. Allude ad un dispositivo che deve funzionare senza interrogarsi in ordine a quelle che sono le implicazioni specifiche del caso. Non mi voglio fermare qui però, perché ritengo che sarebbe forse eccessivamente liquidatorio cavarcela oggi maturando una pur apprezzabile coscienza critica rispetto a quello che ha fatto Eichmann, che in fin dei conti è morto ed è sepolto. Penso che la vera sfida sia per ciascuno di noi oggi. Che cosa può voler dire per noi giovani e adulti oggi evitare di scivolare verso la banalità del male in ordine a quello che tutti i giorni viviamo e incontriamo? Madre Giulia anche qui mi ha già introdotto quando parlo della responsabilità e questo è il secondo pensiero che voglio condividere con voi. Che cosa vuol dire essere responsabili? Essere responsabili vuol dire rispondere. Ora, tutti noi comprendiamo che se si risponde ci deve essere una chiamata, perché nessuno risponde a caso, uno risponde su chiamata. Noi rispondiamo quando veniamo chiamati. Che cosa ci chiama alla responsabilità? La nostra dignità. Cioè il fatto che ciascuno di noi vale perché esiste. L'essere umano vale perché esiste. Non vale perché sa o non sa qualcosa, fa o non fa qualcosa, ha o non ha qualcosa. Perché quello che oggi noi sappiamo, ci fu un giorno che non lo sapevamo e verrà un giorno in cui l'abbiamo dimenticato. E questo vale anche per quello che noi oggi sappiamo fare, per quello che noi oggi abbiamo. Sono elementi che passano. Che cosa resta? Resta il fatto che noi valiamo, perché l'essere umano è bene, questo significa la parola persona, cioè vale di per sé. E qui viene il punto secondo me. Quale può essere un modo per cogliere cosa può significare oggi per noi non praticare o non accondiscendere banalmente al male? Può significare, di fronte alle opportunità che abbiamo di azione, di pensiero, di parola, che noi prima di pensare, dire o agire, ci chiediamo se quello che stiamo pensando, quello che stiamo facendo e quello che stiamo dicendo è all'altezza della nostra dignità. Perché alla fine il tratto distintivo del male è che distrugge.
Ma tutti noi raccolti in questa sala sappiamo quanto ci è voluto per portarci qui oggi. Anni nei quali noi abbiamo fatto la nostra parte e qualcun altro ha fatto la sua. Provate a pensare a tutte le persone che ci hanno curato sin da quando siamo venuti al mondo, perché se nessuno ci avesse accolto quando siamo venuti al mondo, oggi noi qua non ci saremmo, in quanto l'essere umano non dura un attimo. Tra tutti i viventi è quello che più ha bisogno di qualcuno che se ne prenda carico. Allora, il fatto che la nostra vita sia risultato di questo impegno, che essendo voi giovani evidentemente è in corso di svolgimento e riserva ancora tanto, io credo che ci deve impegnare a non vivere banalmente, cioè a non accontentarci semplicemente di quello che oggi o domani ci può attirare senza chiederci se ci merita. Ecco, penso che, e con questo mi avvio a concludere, uno degli spunti che ci viene dal passaggio teatrale che tra breve verrà appunto eseguito è questo. Accanto alla maturazione di una coscienza critica in merito a ciò che è accaduto e che viene presentato e che potrebbe purtroppo accadere ancora, e di fatto è accaduto ancora anche nei decenni successivi, chiederci se noi siamo attenti a evitare oggi, nella vita nostra e di coloro che abbiamo accanto, di consegnarci alla banalità del male, cioè di rassegnarci a vivere da meno di quello che valiamo. Penso che l'impegno, soprattutto per dei giovani come siete voi, sia quello di avere coscienza del fatto che la nostra prima responsabilità è nel custodirci e nel custodire coloro che abbiamo accanto, evitando che per noi e per loro possa avvenire che il male si esprima dentro le svariate forme di degrado che tutti noi abbiamo ben presenti. Vi ringrazio per l'attenzione e buona visita.